così difficile potrà essere quello che succederà in tante volte, cioè fare la grande prestazione poi non basta per ottenere dei risultati. Però è anche vero che gli ho detto, ragazzi, di fronte a una grande squadra come l'Inter in 10 vi avete dimostrato di avere le vostre qualità, quindi noi dobbiamo ripartire da questo, che abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo sviluppato un grande gioco, grande organizzazione, abbiamo messo grande determinazione nelle situazioni avverse, quindi sono strafelice e quindi domani dobbiamo andare là con lo stesso clima, cercando di rimanere in 11 contro 11 che sono le ultime partite che abbiamo giocato in 10, non farci condizionare dagli episodi adesso che sono negativi, noi non facciamo le vittime, non vogliamo, abbiamo sempre detto rispetto, quindi andiamo a cercare a fare la nostra partita, a cercare un punto sul campo difficilissimo e se non avviene perché sono stati bravi loro ma non perde il merito nostro. Dispiace perdere due giocatori, che sono delle altre, Leali secondo me è stata una cosa eccessiva, le tre giornate, la società farà ricorso perché non mi sembra ingiusto. Ci speri in una condizione? Beh, certo, io ci spero, però sono tranquillo che giocherà gli altri, poi c'è l'avversario. Però sappiamo, ieri abbiamo fatto un'ora di allenamento, oggi abbiamo fatto un'ora e quarto, abbiamo provato delle situazioni, cercheremo di mettere in difficoltà la Roma con le nostre armi, come abbiamo fatto con l'Inter, con Milan, perché siamo sulla strada giusta. E se domani sera dovremmo essere anche penultimi o per ultimi, a noi non ci sposterà di una virgola, pochi, infatti pochi, perché è una squadra che ha preso, mi sembra, 4-5 gol solo in campionato, ha perso solo una partita con la Juve, gioca un calcio molto bello, particolare, perché in Italia lo fanno in pochi, se fosse solo l'unica, e quindi bisogna essere molto attenti, molto attenti. Secondo me domani non bisogna vincere i duelli, bisogna cercare di sporcargli tutte le palle che giocano, cioè intercettare la traiettoria della palla, che è una partita che è strana nel calcio, perché molte volte si dice bisogna vincere i duelli, no, domani è l'incontrario, domani bisogna cercare di non fargli girare la palla come loro vogliono. Loro hanno un concetto ben definito, che giocano la palla sempre avanti, poi la giocano dietro, poi vanno a cercare la profondità. E noi dobbiamo intercettare queste palle, cercare di chiudergli i varchi. Poi dopo fanno anche i duelli, perché quando vanno sugli esterni. Ma lì loro non li esasperano, li esasperano proprio questo possesso palla. Altra cosa è che quando perdono palla loro ti vengono subito a pressare.